Ciao ragazzi, bentornati su Crani Mila Fanpage, sono Massimo e oggi siamo qua per parlare dell'acquisto quasi riuscito del Milan per prendere Alvaro Morata. Dico solo questo, Alvaro, proprio quello che giocava nella Juve, che poi è andato al Madrid, era di panchinaro, poi viene al Milan. Adesso vi do tutte le notizie. Morata è stato accusato dal Milan per molto, molto, molto tempo. Infatti il Milan le ha offerto 60 milioni e a quanto pare avrebbe accettato. Io spero con tutto il mio cuore, come diceva Barbara D'Urso, col cuore, basta, come diceva Barbara D'Urso, no, basta, diceva Barbara D'Urso, spero con tutto il mio cuore che Alvaro Morata può vestire la maglia del Milan, però agli occhi dei tifosi juventini sarebbe considerato un traditore. Sì, perché? Ma ha tradito la Juve, però non direttamente, ma indirettamente, come fece Ronaldo, che è dall'Inter, poi se non sbaglio al Reale, dopo al Milan, se non mi vorrei confondere. Sarà un acquisto di 60 milioni con 7,5 milioni di ingaggio, cioè di stipendio, scusate, 7,5 milioni di stipendio. Comunque ci serviva un acquisto forti in attacco e per me Morata è uno giusto, anche se ha 24 anni e 60 milioni sono davvero davvero tanti. Credo che questa cifra non lo mandi per le stelle, non li fa sparare sotto le stelle, ma lo motivi ancora di più. Cioè dice: mi hanno offerto 60 milioni per andare a giocare in una squadra, io sono il giocatore chiave, posso far tornare il Milan grande. Secondo me Morata può pensare così. È partito che non era nessuno, è arrivato la Juve, ha fatto spettacolo. E poi io sarei soddisfatto di una cosa: se per questa stagione che verrà ci sarà di nuovo la finale Milan-Juventus, Juventus-Milan è uguale, mi sarebbe troppo bello se Morata facesse gol. Perché, come sappiamo, Morata ha fatto gol contro il Milan, quindi ci ha fatto perdere la Coppa Italia. Cioè, sarebbe una goduria, ragazzi. Sarebbe una goduria che non posso neanche immaginare. Vabbè, comunque, secondo me Morata è un buon acquisto. Parliamo degli altri acquisti. Allora, Milan, nonostante il calciomercato ancora non è finito, abbiamo già preso tre giocatori in teoria, ovvero Gonzalo Rodriguez, Kessié e Musacchio. Musacchio ha già fatto le visite mediche, è già stato a Milanello a giugno, a fine campionato, quindi nella partita di domenica contro il Cagliari. Ricordo che domenica ci sarà una live con Tommaso. Firmerà per il Milan, quindi lui sarà sicuramente un giocatore del Milan e molto probabilmente vedrà la maglia numero 22. Questo qui da quel colletto sui siti. Così. Io spero di no, perché il 22 è soltanto di Kakà, che già ci ha pensato Cerci a rovinare il 22. Speriamo che per un sacchio, se lo prende, lo può almeno graziare. Perché sì. Che sì, si potrebbe fare tra domenica e lunedì. L'acquisto comunque 30 milioni sul piatto e secondo me può arrivare. Gonzalo Rodriguez invece, anche lui è un buon terzino. Un terzino con incontro Maroni, perché sa tirare, sa fare le punizioni, batte i rigori. Un terzino più forte di lui, secondo me. Non è il terzino più forte del mondo adesso, perché secondo me è Marcelo, ovviamente. Però ci serve un terzino così, perché secondo me tra Abate e De Sciglio molto probabilmente se ne va via. Gonzalo Rodriguez e Abate sono due terzini buoni, perché Abate corre come un animale. Beh, i cross non è che sono questo granché, però quando li fa sono perfetti. E magari Gonzalo Rodriguez può anche aiutare un pochino Abate. Magari, che sa, fa un gol su punizione all'ultimo minuto contro l'Inter, sarebbe una cosa fantastica. Niente ragazzi, questo qua è stato il video. Ditemi voi cosa ne pensate, lasciate un bel bacione in su, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!